Afferrala al volo! Ehi! Cuba! Prendi! Cuba, sei un vero sporcaccione! Oh, Cuba! Smettila di rotolarti nel fango, giochiamo! Un amico innamorato. Cuba? Che c'è? Sei rimasto bloccato lì? Oh, guarda laggiù! Una maialina! Non l'avevo mai vista prima! Invece io la conosco! So che il suo nome è Lada! La sua famiglia si è da poco trasferita nella nostra foresta! Sembra davvero che Cuba, il nostro amico, si sia innamorato! L'amore, l'amore! Lo vedo, amico mio, che il tuo cuore è stato toccato da un meraviglioso sentimento! Lasciate che vi racconti una fantastica storia! Tanto tempo fa, nella taiga viveva una principessa cigno. Era di una rara bellezza. Aveva 3 pretendenti. Il primo si immerse fino nel fondo del mare e le prese una perla. «Guarda come sono bravo a immergermi! Sono il migliore!» Il secondo volò allora sulla montagna più alta e le portò una gemma preziosa dalla vetta. «Hai visto quanto so volare in alto, principessa? Sono io il migliore!» Il terzo cigno iniziò a pensare a quale dono avrebbe dovuto dare alla principessa. Passò molto tempo a volare alla ricerca di un dono degno di lei. Arrivò quasi ad arrendersi, ma un giorno, mentre volava sopra una radura, avvistò un bucaneve. Donò il bucaneve alla principessa e le disse che solo il primo fiore di primavera era degno della sua bellezza. E la principessa fece la sua scelta. Donò il suo amore al terzo cigno, perché a differenza degli altri due, lui stava pensando a lei e non a se stesso. E quindi? Non ho capito bene. Anche Cuba dovrebbe donare a Lada un bucaneve. Non è la stagione dei bucaneve. Il bucaneve è soltanto un esempio. Oh, non essere timido. Adesso corri dalla tua amata e fa qualcosa dettato dal cuore. Cuba! Fermo! Le leggende naturalmente vanno ascoltate, ma tu non sei un cigno. Non puoi andare da lei conciato in quel modo. Scommetto che non ti rivolgerebbe la parola. Cuba, sei coperto di fango dagli zoccoli alla coda. Non disperare, Cuba. Ti daremo una mano noi due. Certo, non posso farti diventare un cigno, ma potrei farti diventare un cinghiale bellissimo! Questo te lo posso promettere! Cuba, resisti! La bellezza costa molta fatica! Ecco fatto, Cuba! Adesso sei il più bel cinghiale che si sia mai visto in questo bosco! Aspetta! Non credo sia ancora abbastanza. Cuba, di sicuro sei molto pulito. Ma in qualche modo... sei poco appariscente. Non ti preoccupare di questo, amico. Ci penseremo noi ad abbellirti. Oh!
Ecco fatto! Molto meglio adesso! Bello come un cigno! Ricorda, sei il cinghiale più sofisticato ed elegante di tutta la taiga! Adesso va! Non essere avvilito, Cuba! Le femmine non capiscono un bel niente della bellezza! E se invece semplicemente non fosse attratta dal bell'aspetto? Giusto! Come potremmo, voglio dire, Cuba, come potrebbe attrarla allora? Dovrebbe fare qualcosa di molto coraggioso, qualcosa di eroico, una prodezza! Esatto! Cuba, ti va di lottare contro un lupo? Che ne dici di attraversare un fiume? Almeno ti andrebbe... di superare un enorme burrone con un salto! Non funzionerà, Leo! Cuba ha paura di compiere prodezze! Non fa niente! Mi è appena venuta un'idea! Resta dove sei, maialina! Adesso tu diventerai il mio pranzo! Oh, è un lupo! Scappiamo! Non preoccuparti! Il nostro Cuba è davvero coraggioso! Batterà qualunque lupo! Un intero branco di lupi! No, no, Loda! Ferma! No! Oh, fa davvero male! Sei un eroe! Ah! Oh, oh! Ops! Te l'avevo detto che non avrebbe funzionato! L'odore di un favoloso e meraviglioso dolcetto. Resta ferma lì! Su, andiamo, Cuba! Non te la prendere. È solo una come tante altre. Prima o poi vedrai che le piacerai. Tu sei così... così... Va bene! Ma la prossima volta non riuscirai a sfuggirmi! A quanto sembra, siamo arrivati tardi. Non capisco. Quindi, Cuba ha fatto scappare via il lupo. Scommetto che tu saresti stato il primo a scappare. Io? Non credo. Un uomo saggio una volta ha detto: sii te stesso e di sicuro il cuore di qualcuno si aprirà a te.
Uno, due, tre, quattro. Un vecchio amico. Sei, sette, otto, nove. No! Dieci, qui mi troverà subito. 12, 13, 14, 15, neanche qui va bene. 16, oh, 17, allora dove dovrei nascondermi? 19, oh. 20, 21, 22, 23, 24, 25 e ho finito di contare. Pronto? No, sto arrivando. Allora. Leo, sto arrivando. Wow! Questo è un posto grandioso dove nascondersi. Tig dovrà cercarmi fino al tramonto. Oh! 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 Ah-ha! Leo, eccoti qua. Oh! 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 Leo, prendimi! Oh! Ah! Tig, aspetta! Ah! Oh! Oh! È fantastico! Ehi, Tig, e io che dovrei fare? Tig, aspetta! È stato fortissimo! Facciamolo di nuovo! Certamente! Leo, comunque dove hai trovato questo nido? Su un albero. Dove altrimenti? Ma e se questo nido appartenesse a qualcuno? Beh, sai, il nido è vuoto. E se è vuoto significa che è stato abbandonato. Leo, Tig, Mappa ci sta aspettando. Sì, arriviamo. Solo un secondo. Tig, adesso mettiamolo via. Torniamo più tardi per un altro giro. Va bene, spingiamolo da questa parte. Se non vi sbrigate, me ne andrò senza di voi! Mila! Aspettaci! Ok, cuccioli. Oggi vi racconterò una storia alquanto incredibile. Hey-ho! 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 Quando soffia il vento forte e si increspano le onde, la tempesta cresce ed infuria sempre più. La spaventeremo noi. Mappa, chi sta volando lassù? I corvi? Tu sei un corvo, Mila. Loro sono aquile. Calma, calma, cuccioli. Non litigate. Quelle sono cicogne. Stanno tornando ai loro nidi dopo l'inverno. Theodore, mio caro amico. È meraviglioso rivedere un vecchio amico quando si torna finalmente a casa. E lui chi è? Lo sapete? Cuccioli, voglio presentarvi Theodore, un mio vecchio amico, una cicogna. Signor Theodore, è stato un viaggio difficile? Beh, come dicono nella terra lontana della Cina, il viaggio verso il proprio nido di famiglia inizia con un singolo battito d'ali. Sapete una cosa, cuccioli? Vi racconterò la storia della cicogna. Oh, davvero? Sarei molto felice di sentirla anch'io. Va bene, allora. Tanto tempo fa viveva un maschio di cicogna. Era tutto solo? Sì, tutto solo. Tutto solo nel suo gigantesco nido. Ma poi la cicogna decise di trovarsi una compagna. Un giorno, in alto nel cielo, proprio sotto le nuvole, vide una bellissima femmina. Solo che, a quanto pare, questa bellissima femmina era la figlia del vento più forte, che non voleva dividerla con nessuno. Il vento scese su di lui. E spazzò via il nido della cicogna. Ma la cicogna non intendeva arrendersi. Costruì un nuovo nido, molto più solido di quello precedente. E fu in quel momento che il vento capì che la cicogna era un degno fidanzato per sua figlia, tenace e coraggioso. Da quella volta le cicogne fanno ritorno nei loro nidi ogni anno e le famiglie che formano durano per tutta la loro vita. Signor Theodore, anche lei ha una compagna?
Beh, una cicogna con un nido ha tutto. A proposito, venite a trovarmi qui vicino, sulla cima della montagna. Tig, ho la brutta sensazione che il nido che abbiamo trovato possa essere di qualcuno, purtroppo. Davvero? E di chi? Oh, il nido è scomparso. Che significa scomparso? Sparito completamente. Magari il vento lo ha spazzato via. Nessun vento potrebbe riuscirci. Il nostro era il nido più resistente dell'intera taiga. Oh, no, no, no. La mia Teodora arriverà da un momento all'altro. Oh, non l'avete vista arrabbiata? Lo sento. Questa è la fine. Non si preoccupi, signore. L'aiuteremo noi. Leo e io lo ritroveremo in un battibaleno. Andiamo, Tig. Leo, ma dov'è finito il nido? Come faccio a saperlo? Prima era qui. Strano. Non può essere sparito nel nulla, non credi anche tu? Aspetta, hai sentito? Che martorata! Hai visto come è volato fuori il piccoletto? Forza, ricominciamo! Forza, forza! Dai! Di nuovo! Forza, spingiamo! 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 Ciao! Ehi, voi! Ridateci subito il nostro nido! Il vostro nido? Ehi, martore! L'avete sentito? Quello a macchie e quello a strisce sono uccelli! Adesso fanno il nido! Ma non credersi! Non è né vostro né nostro! Ma il nido ha un proprietario! Ridatecelo! Ok, prima prendeteci se ce riuscite! Via! Ve lo stiamo chiedendo gentilmente! Ridatecelo! Prendi questa! Altrimenti ce lo riprenderemo con le cattive! Non ci riuscirete mai! Troppo lenti! Uccellini, volate! Tig! Siamo davvero nei guai! Oh, no, no, no! È tutto qua quello che rimane del mio nido! No, 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 cuccioli! Dovreste vergognarti! Non l'abbiamo buttato noi giù dall'albero, sono stati loro! Esatto, sono stati loro! Bel modo di vedere la cosa! Mappa, noi stavamo giocando a nascondino e a quel punto è caduto. Non volevamo farlo. E poi abbiamo pensato che non appartenesse a qualcuno. Ci dispiace tanto. Sì. Ci dispiace tanto. Per favore, perdonateci. Degli uomini saggi direbbero che ci può essere un modo di fare sbagliato, ma mai una situazione senza speranza. Ma questa è la fine! Ah, cuccioli, cuccioli. Ma Papendiga, noi risolveremo tutto quanto, vedrai. Oh, ascoltate, amici. Ho una meravigliosa idea. Leo, questo va bene per il nido? Per la copertura, certo! E questi? Sono perfetti! Mettili pure lì! Ok, bene! Spike, fa lavorare quella macchia e quella strisce! Esatto! Che c'entriamo noi? Smettete di fare domande e raccogliete! Va bene! Ancora uno qui? Ok, e ancora un altro, perfetto! Mila, ti devi fermare! È già bello così! Tig, chiamalo! Ok! Signor Cicogna, è finito! Venga con me a dare un'occhiata! Dalle fessure entra più luce e la primavera arriverà! Anch'io tornerò e felice sarò! Oh, è così romantico!
belli, volete fare una gara? Il primo che arriva a quel cespuglio vince! Via! Allora forza, si parte al tre! Uno, due, tre! Ehi, aspettate, non è giusto!